Ciao a tutte e ciao a tutti, nuovo video, il video tag che avevo promesso tipo 6 giorni fa o 5 giorni fa di poter postare avevo promesso di postare il video in cui mi aveva taggato Melania, che è l'essenza del vivere tag, o tag, non ho ancora capito bene come si pronunci, ma è sorto un piccolo problema. Ovviamente, come al solito, il mio PC ha deciso di morire, ma c'è anche un perché in tutto ciò. Il perché è dato dal fatto che sostanzialmente io, nonostante continue raccomandazioni fatemi sia da mio padre che da esperti del settore in programmazione informatica, esperti del settore informatico, relative al fatto di non guardare i film in streaming su PC senza un antivirus, io l'ho fatto lo stesso perché ovviamente credevo di poter eludere questi virus, no? Roberto Burioni mi direbbe qualcosa, vabbè, di poter eludere questi virus. In realtà non ho preso solo uno, ma ne ho presi tantissimi e il mio PC vive ormai di vita propria, quindi è stato adagiato e portato da un tecnico e credo che mi abbia cancellato tutti i video, e quindi adesso posterò questo video cercando di fare un editing attraverso il telefono, quindi scaricandomi un'applicazione di editing, se mai riuscirò a farlo e a girarlo. Adesso veduma. Questi dice qua, poi io parlo in piemontese, ma vengo da una famiglia di siciliani e napoletani, ma vabbè, questa sono la vergogna della famiglia. Allora, l'essenza del vivere tag è un tag in cui mi ha taggata, scusate la ripetizione, Melania. Linko sopra il canale e sotto il canale di Melania, una ragazza dolcissima. Seguite il suo canale, i suoi video, perché è veramente di una dolcezza e di una diplomazia che se io ce le avessi. E invece, diciamo, è una persona molto molto dolce, comprensiva, tratta degli argomenti molto forti, ma con una delicatezza allucinante. E inoltre ha sempre dei progetti, delle collaborazioni molto interessanti e che permettono veramente di porsi delle domande, poter fare delle riflessioni, anche autocritiche, critiche verso se stessi, verso gli altri, verso la società. Quindi crea dei progetti veramente sempre molto carini. E poi appunto mi ha taggato in questo tag, che invece è stato creato da Duca Bonpì, quindi da Nick, e da un altro ragazzo che non conoscevo e che ho avuto modo di conoscere tramite appunto questo tag, un ragazzo molto carino che si chiama Nico Volpiana. Vi metto sotto anche il link di questi due canali in modo tale che possiate vedere anche voi questi canali. Allora, iniziamo con le domande: pro o contro la chirurgia estetica? Ne hai mai fatto uso o abuso? Allora, io sono pro la chirurgia estetica in qualsiasi ambito, diciamo che ovviamente se si arriva a degli estremi dove la chirurgia estetica può anche provocare dei danni, non soltanto estetici, ma anche proprio alla salute della persona, in quel caso magari non sono contro, perché ovviamente c'è il libero arbitrio della persona che ha scelto di fare quella cosa. Però diciamo, credo che estremizzare la chirurgia estetica, non trovo che sia proprio una delle soluzioni più adatte per trovarsi con se stesse o con se stessi. Ad esempio, quelle persone che appunto estremizzando fanno 42 oppure 50 chirurgie estetiche per cercare di arrivare ad un modello, andando anche a magari portare dei danni proprio non soltanto dal punto di vista estetico, ma proprio dei danni alla propria salute, quello non è che sono contro. Appunto, ripeto, c'è il libero arbitrio della persona, però non è che sia proprio d'accordo. Ovviamente la chirurgia estetica, ed è una branca della medicina che meno male che esiste, sia per quanto riguarda appunto la ricostruzione, quindi sia per quanto riguarda chirurgia estetica, sia per motivi di salute,
Quindi sia perché magari uno ha il setto nasale deviato e non riesce a respirare bene, o sia per motivi estetici, o non mi sento a mio agio, che ne so, con questo orecchio, con questo naso, con questo seno, eccetera. Quindi è giusto e appunto è nel diritto della persona poter fare uso della chirurgia estetica, quindi assolutamente a favore, a meno che appunto la chirurgia estetica non sia talmente estremizzata da poter causare poi dei danni alla salute della persona stessa, ma poi là spero che ci sia anche un medico che stia lì nel caso a dire non, magari a opporsi, eccetera. Non ne ho fatto uso, nella mia vita pensavo di volerne far uso, l'ho sempre detto, per quanto riguarda le mie orecchie, perché io reputo di avere, non so se si vede, con l'orecchia sventola, e quindi mi ero ripromessa nella mia vita, cosa che poi non farò mai, perché in realtà poi alla fine mi piacciono, è una mia particolarità. Mi sono sempre detta, cacchio, potessi, avessi soldi, mi farei cucire le orecchie. Pensate che pensieri, cucire le orecchie così. Poi invece mi sono guardata e ho detto: ma sì, ma chi se ne frega, l'orecchia sventola, ma sì, fa anche quello parte di me, no? Però comunque se qualcuno non si sente a proprio agio con il proprio corpo oppure per motivi di salute, per quale motivo non dovrebbe fare un intervento, una di chirurgia estetica? Cosa ne pensi di chi decide di lasciare il lavoro e i propri soldi per diventare barbone? Lo faresti? Allora, in questo caso io sono d'accordo un pochino col discorso di Melania, nel senso che io credo che diventare o essere, avere lo status di barbone non sia proprio una scelta, cioè almeno personalmente, poi potrei sbagliarmi ovviamente. Credo che più che altro sia una conseguenza a dei determinati fattori esterni che ti portano poi come soluzione da adottare quella di emarginarti sostanzialmente dalla società. Ci sono giovani che vivono delle situazioni familiari orribili, di abusi psicologici, fisici, sessuali, eccetera, e che trovano come unica soluzione quella di vivere per strada, così come la persona che perde il lavoro e si ritrova senza ammortizzatori sociali, senza, non trova soluzione se non quella di vivere per strada. Quindi più che una scelta, qua io sto guardando a volte giù perché guardo le domande che ha segnato Melania sul suo video. E quindi più che una scelta, trovo che sia appunto una conseguenza di un evento esterno. Non penso che sia proprio una scelta consensuale, nel senso prendo parto e vado a vivere con un barbone, perché comunque la vita da barbone comunque è una vita molto molto difficile, nei rifugi non puoi stare più di un tot di giorni, quindi ti devi spostare quando arriva l'inverno, di solito comunque almeno qua a Torino o nei paesi del nord ci sono ogni anno, nonostante ci siano migliaia di volontari e altra gente meravigliosa che li va ad aiutare, li porta a coperte e tutto, persone che muoiono di freddo e di stenti, o magari li vedi che cercano del cibo nell'immondizia. Quindi più che una scelta, credo che sia dell'essere barbone sia poi una conseguenza di un evento esterno che poi ti porta man mano più in là alla rassegnazione, a lasciarsi andare completamente. Quindi no, non lo farei. Non lo farei perché appunto non reputo che sia una scelta. Appunto, su questo mi trovo d'accordo con Melania, nel senso che la scelta probabilmente è quello di fare l'eremita, di viaggiare, di non voler stare più nello stesso posto, di essere un nomade, ma la scelta di essere un barbone non la trovo proprio come scelta. Poi magari ci saranno persone che potranno dirmi no, no, guarda, ci sono questi casi in cui questa persona ha scelto, eccetera. Però personalmente, vedendo anche come va qui, li vedi anche per strada, eccetera, non credo che sia una scelta proprio consensuale, sia semplicemente una via di uscita da una situazione personale molto difficile, che può essere la perdita del lavoro, appunto, situazione familiare, situazione psicologica, il fatto che non ci siano persone vicine. Ci sono diversi fattori, diciamo, diverse variabili che ti portano poi ad essere quella cosa, però non credo che sia una scelta proprio consensuale, tipo una mattina mi sveglio, mi alzo e decido di fare il barbone, non credo che sia quello. Transessualità, sei a favore? Pensi che ognuno possa fare ciò che vuole nella sua vita? Beh, io penso che
ovviamente ognuno possa essere libero di essere se stesso. Questo per me è essere liberi di essere se stesso, transessuale, non transessuale, etero, lesbico, pansessuale, qualsiasi cosa. Essere se stessi è una delle grandi libertà che possiamo avere, quindi assolutissimamente a favore dell'essere se stessi. E se una persona si sente a proprio agio, essendo e dichiarando di essere transessuale, perché non dovrei essere d'accordo con questa persona? Appunto. Un conto fosse stato, ognuno può fare ciò che vuole nella sua vita, certo, nei limiti della legalità, nel senso, se io questo lo dico sempre, ognuno può fare ciò che vuole nella sua vita, ma questo ovviamente è legato alla transessualità, però penso che ognuno sia libero di fare nella propria vita e sia libero di fare ciò che vuole col proprio corpo. Nel momento in cui non ledi nessun altro, puoi fare veramente ciò che vuoi col tuo corpo. Hai un sogno irrealizzabile? No, nel senso che credo che ognuno di noi abbia dei sogni, ma nessuno di questi sia irrealizzabile. Un sogno è un sogno e proprio perché è un sogno, da un momento all'altro potrebbe realizzarsi, no? Lo vedo più come un desiderio, un sogno, eccetera. Quindi non ho sogni irrealizzabili per adesso, voi direte che tristezza. Ho un sacco di sogni che spero si realizzino, quindi no, ho dei sogni che sono molto terra terra, quindi spero che si realizzino. Purtroppo c'è chi si suicida. Cosa ne pensi di chi compie questo atto estremo? Allora, questo è un tema veramente molto difficile da affrontare, soprattutto in un tag in cui dovrei essere il più sintetica possibile, perché sennò appunto mi viene tacciato di essere troppo lunga e troppo prolissa. Io penso che, allora, intanto è difficile dare una risposta a questa domanda, perché comunque dare un giudizio su queste persone. Posso solo dire che è quando veramente sei arrivato al limite, ti senti incompreso e non trovi soluzioni. Quindi non starò qua a dire che né è un atto egoistico nei confronti di quelli che restano, né che è un atto di estremo coraggio. Dico soltanto che è un atto di estrema disperazione, dove appunto non trovi soluzioni al problema che ti attanaglia. Ed è una cosa veramente orribile, nel senso non il gesto di per sé, la disperazione da cui poi ne consegue il gesto. Credo che sia una situazione orribile in cui vive quella persona e quindi non mi sento di dar giudizi su chi si suicida. Purtroppo sono persone che appunto non riescono a vivere in questo mondo, non riescono ad affrontare i problemi che li attanagliano, sentono che i problemi forse sono più grandi e non sono in grado di affrontarli, oppure non lo so, ci sono tanti fattori che poi portano a compiere questo gesto. Gesto estremo, perché come si dice, a tutto c'è una soluzione tranne che alla morte. Però non mi sento di giudicare queste persone, perché probabilmente vivono delle situazioni talmente complesse che o le vivi o non le puoi capire, quindi chi compie questo atto estremo è semplicemente una persona che si sente incompresa, impotente e l'unico controllo che probabilmente ha in quel momento nella sua vita è quello di scegliere di morire. Quindi io assolutamente non do giudizi, dico soltanto cosa penso. Tatuaggi, piercing, body modification, ah no, body modification, lo dico in inglese, cosa ne pensi? Allora, per quanto riguarda tatuaggi, piercing, io ne ho, io adoro, adoro i piercing in una maniera allucinante. Potessi, mio padre mi ammazzerebbe, me lo farei anche qua o qua, no, qua soprattutto, e qua sono gli altri due piercing che adoro. Ma dato poi il fatto che io vorrei iniziare la professione forense da giurista, diciamo che ci
C'è ancora molta gente che nell'ambito soprattutto, non so tanto in medicina, ma soprattutto nell'ambito giuridico, eccetera, dove comunque non si capisce per quale motivo avere piercing un po' in faccia, eccetera, è come se dal fatto che tu non hai questi piercing in faccia, si adduce che tu allora non sei competente nel tuo lavoro. E questa è una cosa che a me ha sempre dato tremendamente fastidio, il fatto di non essere libera di poter gestire il mio corpo. Tipo appunto, io ho il piercing qua, eccetera, sapete, mi ero fatta piercing un po' ovunque, chi mi segue dall'inizio del canale, io ho piercing ovunque, ho due tatuaggi, eccetera, e ci sono anche delle regole per cui, ad esempio, mi pare, Melania, correggimi su questo nel caso, in magistratura, ad esempio, non potrei neanche entrare perché ho dei tatuaggi che sono ben visibili, li ho ai polsi, come se questo andasse, diciamo, un pochino a dire, ah sì, se hai piercing e tatuaggi, allora hai meno competenza rispetto invece a chi è che non ne ha. E questo, diciamo, è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, perché io potrei anche essere piena di piercing, ma essere molto più competente, professionale di una persona che li ha. Cioè, sono degli ornamenti, io li trovo qualcosa di ornamentale, mi sono sempre piaciuti e sempre mi piaceranno. Mi è stato detto, ad esempio, quando devo andare a fare colloquio di uno studio, di togliermi il piercing al naso, è una cosa che a me dà tremendamente fastidio. Cioè, perché devo togliermi il piercing al naso? Così sono meno competente rispetto a una persona, cioè do meno l'idea di essere seria. La serietà e la competenza dovrebbero essere dedotte e abdotte, diciamo, da ciò che io, più che dedotte e abdotte, da ciò che io dimostro. Di essere, dimostro di fare, e quindi io sono assolutamente a favore. Sulle modificazioni, anche qua, sono a favore, con una piccola precisazione, ecco, non mi garbano proprio quelle modificazioni estreme poi puoi fare quello che vuoi, però se tu mi dici ti piace o meno, là ti dico no, là proprio non mi garba, tipo ho visto quelli che ad esempio si fanno qua le cornine, quindi si fanno proprio inserire all'interno, penso, delle cose in metallo, di acciaio, con le corna, oppure uno aveva una ciambella qua, mi ricordo una volta si era fatto una ciambella, proprio una ciambella qua. E quello più che altro non mi garba, ma perché non lo capisco. Però la stessa cosa potrebbero dire gli altri dei miei piercing, quindi boh. Diversità contro omologazione, cosa ne pensi? Allora, io penso che se qualcuno ha letto Momo, sa che cos'è l'omologazione. Io credo che il bello di noi tutti, che non esistono un'omologazione, nel senso, alcuni decantano l'omologazione, eccetera, il conformismo, eccetera, ma io credo che ognuno nel suo essere sia anticonformista e quindi poi alla fine sia conformista, stile uno nessuno 100.000 di Pirandello. E io sono assolutamente per la diversità, se proprio dobbiamo categorizzare così. Il bello dell'essere umano e degli esseri viventi in generale è l'essere totalmente diversi, cioè è l'essere diversi, essere se stessi, è tutto, che possa piacere o meno, che possa stare antipatico o meno con la persona, il bello di quella persona è che è diverso dall'altra. Omologarsi tutti sarebbe come vedere 1900, come rivedersi in 1984 di George Orwell o Momo, e quindi boh. Diciamo che io sono per la diversità. Hai mai subito bullismo, mobbing o semplicemente sei mai stato penalizzato per quello che sei e per come ti poni? Allora, no, bullismo in generale forte non l'ho mai subito, ma perché sono sempre stata una persona che ha sempre reagito, no? E su questo ha sempre dato particolarmente fastidio, magari mi è stato detto che sono strana, che sono pazza, nel periodo soprattutto adolescenziale, no? Quando io non ero conformata a una certa tipologia di persona, io sono io, nel senso, chi mi conosce lo sa, lo può testimoniare, sono una delle persone più goffe, più strane, più imprevedibili, me ne esco con delle più inappropriate, a volte senza farlo apposta, me ne esco con delle frasi che nel momento sbagliato, con la tempistica sbagliata, dove faccio delle figure veramente barbine,
No, diciamo che all'epoca forse l'ho vissuta un po' come bullismo, il fatto di sentirmi strana. Adesso lo vivo come una risorsa. Nel senso, io sono fatta così. Sono fatta così, sono goffa. Vi dico, io sono una di quelle persone che se ha la fermata del pullman è ferma, riesce a prendersi una storta da ferma, a cadere e poi fare: ehi, tranquilli, sto bene, tutto a posto, sto bene, quello solo che ti caga. Però sto bene, ehi. Cioè, tranquilli, tutta rossa in viso, eccetera. Quindi, boh, io no, non sono mai stata penalizzata per adesso, per quello che sono. Diciamo che sempre ho avuto la fortuna di incontrare persone che poi alla fine mi hanno accettato per quello che ero. Una persona strana, goffa, che se ha qualcosa che te lo deve dire, te lo dice. Ho dei filtri, diciamo che riesco, per fortuna non sono ancora invecchiata da non avere filtri, quindi riesco ad avere dei filtri. Però diciamo che sono abbastanza peculiare come persona, però questa peculiarità mi piace, cioè io mi accetto per quello che sono, se poi non piace agli altri chi se ne frega, devo piacere a me stessa. Il giudizio degli altri come lo vivi, te ne sbatti o te ne fai un cruccio? Allora, dipende, nel senso che dipende da chi è che mi giudica. Se mi giudica un estraneo, di per sé non mi interessa, sono giudizi di persone che non conosco, che non mi conoscono. Mi scendono proprio, cioè, una volta non era così. Devo dire che quando ho patito i disordini alimentari, invece i giudizi altrui, anche di gente che non conoscevo, pesavano tantissimo, no? Era un macigno sulla mia schiena, ce l'avevo proprio come dei macigni. Invece, crescendo, ho imparato veramente a fregarmene e anche parlando con persone amiche, quindi una mia grande amica Desiree oppure altre persone con cui ho parlato, ho deciso che i giudizi degli altri me ne sbatto. Me ne faccio un cruccio appunto nel momento in cui mi accorgo che magari persone che consideravo amiche si sono poi hanno, persone che ho considerato amiche si sono poi rivelate non esserlo. Però te ne fai una ragione, cioè, nel senso, il cruccio è durato una settimana, dopo vai avanti, nel senso, un conto è se il giudizio me lo dice mia madre, un conto me lo dice se strano, un estraneo, oppure il giudizio me lo dice un'amica e su quello ci resto veramente male, se la mia amica mi giudica in modo molto duro, eccetera, ci rimango male. Ma veramente tanto, perché appunto in quell'amicizia ci ho investito. Se invece sono soltanto conoscenti o sono persone che non conosco, veramente non gli do più peso, ma ho imparato con il tempo a non dargli più peso. Una volta pesavano come dei macigni, adesso non mi interessano, sinceramente. Mi piaccio come sono, quindi sei felice di come sei oggi? Sono felice di come sono oggi? Sì, sono felice di aver superato un sacco di problemi, di magari ostacoli che io vedevo insormontabili e che in realtà bastava fare un piccolo passo e bypassarlo. Quindi sì, sostanzialmente sono felice di come sono oggi, di essere quella che sono. E niente. E vediamo. Allora, io taggo Debbie, non so se l'hai già fatto, però ti taggo. Taggo Ruben del canale Piccolo Ruby, Sissi che non so se l'ha fatto, Martina Mezzadri, Elisa che ha un blog e anche una pagina Instagram, Los Paloma, vi metto sotto tutti i contatti, eccetera. E basta, taggo queste persone. E niente, ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Ciao! Vi metto qui il no! Perdonate i capelli alla medusa, io non mi vedo perché mio fratello mi ha detto non registrare con la telecamera frontale che non si vede bene, già c'è il cellulare scassato, fallo con la telecamera normale, quindi io non sto vedendo cosa sto registrando, quindi probabilmente sto registrando il nulla, ma andiamo avanti. Quindi sì, ho lasciato i capelli così perché ho deciso di usare una piastra che mi fa i capelli da medusa e quindi sono medusa, andiamo avanti, perché se no io il dono della sintesi non ce l'ho, però poi divento pesante, quindi andiamo avanti. Chi ha capito la citazione bene, chi non l'ha capita male.